Buongiorno a tutti ragazzi, sono sempre Sandro e vi do benvenuto in questo nuovo video. Allora, oggi secondo episodio, secondo video della serie Become a Pro. In questo video vorrei dare alcuni chiarimenti, dare, come leggete dal titolo, alcuni consigli su come giocare al meglio in squadra, quindi su come aiutarsi a vicenda con gli alleati. E poi, beh, insomma, continuare con lo scopo principale della serie, che è quello, per chi non avesse visto il primo episodio, di riuscire aumentare di 100 punti il VN7, chiamiamolo efficienza, anche se ci sono un po' di differenze, però beh, chiamiamolo efficienza che è più facile, appunto di aumentare di 100 punti questo valore in un mese. Prima di tutto vorrei fare due chiarimenti. Il primo è che molti hanno frainteso il titolo, ovvero Become a Pro. Non l'ho certo chiamato così per far vedere quanto sono forte e figo che aumento di 100 punti la mia efficienza in un mese. È solo un titolo simpatico. Cioè, a volte prendete le cose per quello che sono, non cercate sempre di complotti vari e cose varie. Cioè, era solo un titolo che mi è venuto in mente più o meno carino, ma che ovviamente non sa di indicare che con, diciamo, con un'efficienza alta sia un pro, assolutamente, alcuni lo possono essere, ma di sicuro anche molti altri no, e non sa di indicare che io, se riesco ad aumentare di 100 punti, diventi un pro così dal nulla, insomma. Quindi era solo un titolo che mi è venuto in mente, che pensavo potesse essere carino, ma nient'altro, insomma. Il secondo punto, diciamo, dello scorso video che ha dato più problemi, è stato quello sulla mia frase quando ho detto di fare i bastardi, di se è possibile fare voi i danni e le kill al posto dei vostri alleati, far prendere ai vostri alleati il colpo. Ovviamente anche lì sono stato più o meno frainteso, ovvero non intendevo di certo dire che uno magari deve mettersi, che ne so, dietro un vostro alleato per non farlo indietreggiare o per usarlo, diciamo, come scudo ai colpi. Ovviamente non intendevo questo. Quello che intendevo era semplicemente che se il vostro obiettivo è di aumentare il VN7 o comunque anche l'efficienza, visto che VN7 ed efficienza sono strettamente legati a danni e kill, cercate di farne il più possibile. E per farne il più possibile dovete, cioè, ovviamente ne farete un po' più voi, un po' meno i vostri alleati, però non è che intendevo che dovete mandarli a morire. Semplicemente, ripeto, se c'è la possibilità che magari uno dei due tra voi e un vostro alleato deve prendersi il colpo, siete più o meno tutti a, diciamo, a una vita uguale, non è neanche così impellente riuscire a sfondare da quella parte, quindi di andare avanti. Intendevo solo fatelo prendere al vostro alleato, cioè, ma io voglio vedere se qualcuno mi dice che in una situazione del genere invece se lo prende lui, perché non lo so, per carità, non ci credo neanche se vedo il replay, che se non avete bisogno di assaltare e se siete tu e un vostro alleato che potete prendervi il colpo, ve lo prendete voi invece appunto del vostro alleato, non ci credo neanche se vedo il replay. Perciò io intendevo solo questo, non assolutamente di far morire alleati che hanno magari il 5% di vita, ovviamente quelli è bene aiutarli, se possibile, se poi non è possibile però amen, se però ci si riesce meglio. Ora, in questo video, per un po' rimediare, diciamo, vorrei darvi due o tre consigli sul gioco di squadra, sono molto pochi, però possono essere utili. Allora, il primo è, purtroppo in questo gioco non dovete andare dove piace a voi nelle mappe, dovete andare dove c'è bisogno. Ovvero, al 90% delle partite vi capiterà che magari una zona della mappa è libera. Se voi avete un carro anche lontanamente adatto a poter andare in quella zona e a difenderla, andateci. Appunto perché molto spesso i vostri alleati vanno un po' a cazzo. C'è bisogno che voi andiate a coprire le zone della mappa lasciate scoperte. Anche perché ricordatevi, anche solo un carro che sta lì e si fa vedere in quella zona rallenta di molto i nemici, perché prima di tutto i nemici perdono un po' di tempo nel, diciamo, capire che siete da soli e non ci sono altri magari 10 carri, e comunque poi perderanno anche un po' di tempo a spararvi, magari se anche non sono fortissimi, diciamo, non vi assaltano bene.
e quindi magari dall'altra parte i vostri alleati possono sfondare. Sempre in questo ambito ci sono delle mappe e delle tipologie di carri. Cioè, allora, scusate, ci sono delle tipologie di carri che in certe mappe devono andare per forza in quel punto. Ovvero, io per esempio con un medio, quando c'è una mappa con una collina che è da prendere, devo andare lì, anche se magari non ho voglia, anche se boh, voglio andare da un'altra parte. Se sono su miniere, devo assolutamente andare in collina, perché so che la collina è essenziale ed è da prendere. Quindi tenete anche presente questo. Quando avete, nella maggior parte dei casi sono medi, e c'è un posto dove voi dovete andare per forza perché aiuta la squadra, andateci, anche se magari non, voi non, insomma, avreste preferito andare da qualche altra parte. L'ultimo, diciamo, consiglio che vi posso dare per il gioco di squadra è quello di seguire i vostri alleati che hanno carri simili a voi. Faccio sempre l'esempio dei medi perché con i pesanti di solito succede, diciamo, in automatico. Se voi avete un medio, seguite, ci sono per esempio altri tre medi in battaglia, seguite loro tre, perché avete molto più possibilità di far danni in quattro insieme piuttosto che ognuno sparso in giro per la mappa. Questi sono tre consigli molto molto semplici, però che magari non tutti seguono e che possono comunque aiutare a risolvere la partita e farla andare meglio. A questo punto vi faccio vedere ora, come avrei dovuto fare molto tempo fa, però molto tempo prima, diciamo, però ho voluto specificare queste cose. Vi faccio vedere diciamo, la mia firma, i miei dati di WN7, che adesso siamo a 1282, e scrivetemi anche voi in un commento di quanto siete aumentati o se purtroppo siete diminuiti. Vi dico, io ho fatto una fatica bestiale ad aumentare perché è veramente molto molto difficile. Ci sono giornate in cui perdi un casino di punti perché purtroppo magari perdi tutte le partite, ti trovi alleati in abbia, eccetera. Quindi penso una settimana sono aumentato di soli 5 punti, però sono ancora fiducioso, magari ci saranno giorni in cui in un giorno ne aumento anche di solo in un giorno di 5, e allora quello potrà un po', diciamo, aiutarmi. Ho cambiato sito da cui prendo i miei valori perché questo che guardo adesso mi sembra più efficace, si chiama NoobMeter, ve lo lascio come sempre in descrizione. Anche qui è molto semplice, scrivete il vostro nome, server EU, fate find players e a questo punto metto un attimo pausa alla partita che è finita. Fate find player e vi viene fuori il vostro valore. Quello che dovete guardare, ripeto, è il WN7, quello totale. Mi sembra ci sia scritto overall nei vari siti, quindi il totale. Il mio, ripeto, appunto adesso è 1282, nello scorso video era 1277, se non ricordo male. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, spero di essermi spiegato e di aver rimediato, visto che nello scorso video tutti hanno criticato molto quella mia affermazione di fare un po' il bastardo. E detto questo, vi invito a lasciare un bel mi piace, a lasciarmi un commento in cui mi scrivete come sta andando la vostra scalata al successo, come saranno se, insomma, se la vostra WN7 è aumentata, magari è diminuita, e se non è aumentata perché, quali problemi avete incontrato. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.